Però facciamo la vita dei... Per chi predilige le due ruote come mezzo di trasporto, le condizioni del fondo stradale delle strade sono garanzia di sicurezza, quando queste sono però ben tenute. Cosa diversa è quando buche, avvallamenti o i danni al manto stradale rendono l'incedere del ciclista insicuro e malfermo, e questo è un dato di fatto maggiormente per anziani o bambini. Il tratto di strada incriminato si trova lungo la Flaminia, all'altezza di Carrara, per le toppe alla disastrata sede stradale che sono comparse lungo il margine destro in direzione monte per diverse centinaia di metri e in più punti. Oltre a non essere perfettamente livellate con la sede stradale, presentano un dente di diversi millimetri, frastagliato ed irregolare, asperità questa decisamente fastidiosa per chi va in bicicletta. Quello che è un vero castigo per il ciclista è il breccino o i residui di lavorazione dell'agglomerato lasciati incautamente lì, a margine della strada, che per chi va in bici è come camminare sul sapone e la caduta così è quasi inevitabile. E su una strada statale con camion, autobus e mezzi pesanti che sfrecciano non è che sia la cosa più salutare che ti possa capitare, come ci sottolinea il nostro segnalatore. La bicicletta non rimane nella sede, cioè scivola in una maniera incredibile. Chi va in bicicletta queste cose le sa, e per noi quindi diventa difficile poter stare ai margini della strada e siamo costretti a occupare di più la sede stradale, creando le difficoltà note a tutti quanti, insomma. Non solo per chi va in bici da cose come voi, ma anche l'utente della sala, l'anziano, il bambino, tutti. Soprattutto perché noi che siamo tutti i giorni sulla strada siamo più preparati, diciamo, a un evento improvviso oppure a una situazione di pericolo. La persona anziana che prende la bicicletta per arrivare a fare la spesa al bar è più indifesa rispetto a queste cose qua.